Salve a tutti quanti e bentornati a Beat Beat. Salve, come va? Allora, l'ultima volta abbiamo finito la prima serie di minigiochi, tutti con almeno eccezionale, come si dice, no? Eccezionale. Oh, il diavolo. Sa che si sentirà un po' l'eco all'inizio, speriamo non troppo, perché sono dimenticato di abbassare il volume. Comunque, ora cominciamo la seconda colonna di minigiochi, che comincia con colpi di forchetta. Let's do it. Go. Oh man, è partito. Ok. Go. Il cibo arriva a velocità supersonica e bisogna avere i riflessi pronti per infilzarlo. Più se ne acchiappa e più si mangia. Ok. Questo è simpatico, ma non è niente di che. Colpi di forchetta. Boh, forse perché il ritmo è simpatico, vedrete. È ora di pranzo, io sto morendo di fame. Premi A per infilzare il cibo con la forchetta. Ok. Ma prima di farlo aspetta il mio segnale. One, two, go! Non so cosa sono quelli che sto mangiando. One, two, go! Piselli arancioni, credo. One, two, go! Proprio così? Ora prova senza il segnale. Bisogna ascoltare un po' lo swish. One, two, go! Lo swish! Così non l'ho preso bene. Voilà. Benissimo, ricordati di masticare. Ora proviamo a cambiare leggermente il tempismo. Non è così difficile, basta adattarsi al ritmo. Niente male. Bene, non mi resta che augurarti buon appetito. I controlli sono molto semplici, però. Let's begin. Ops. Ops, non dovrei parlare. Ah! Ok, andata bene. Mancato cosa ne avrò mancati 4 o 5 al massimo, quindi. Il critico culinario dice: hai usato la forchetta con eleganza e hai infilzato bene il cibo a ripetizione, ma era solo ok. Penso che è perché ho mancato uno di quelli importanti. Quelli, avete visto che ce n'era uno verde a un certo punto? Quello credo che sia importante, mancarlo è un po' un problema. Bene, ma almeno ho ottenuto ok, che è quello più difficile da ottenere di solito, quindi. Mangiare con moderazione è la scelta migliore! Non so se mangiare così, però, è un po' strano, vabbè. Oh, hai sbloccato l'opzione per due giocatori, ora puoi giocare in coppia con qualcuno, il divertimento raddoppia. Magari metterò il link, ho già fatto alcuni dei minigiochi in coppia con Nick, potrei mettere il link. Magari li farò tutti in una parte extra, o con Nick o per conto mio, con due V-Remote, non lo so. Vedremo. comunque, ai prossimi risultati i colpi di forchetta. Il critico culinario dice: non sei abile con la forchetta e hai infilzato male il cibo a ripetizione. Riprova. Sto morendo di fame! Il critico culinario dice: hai usato la forchetta con eleganza e hai infilzato bene il cibo a ripetizione. Inoltre, la tripla infilzata è riuscita bene. Ottimo! Oh, ho mangiato crepapelle.
La pelle sullo stomaco tutta crepata. Perché sta per esplodere. Ok, passiamo al prossimo. Tamburello. Questa simpatica scimmietta ha una gran voglia di suonare il tamburello. Perché non farlo insieme? Pare che adori la musica ancor più delle banane. Vedrete che Biddebeat è un po' ossessionato con le scimmie, ce ne sono parecchie un po' dappertutto. Tamburello. Ti va di suonare il tamburello? Ti mostro io come si fa. E dopo il segnale, imitami. Ok. La faccia che fa. Ops. Sorry. In pratica è una gioco di parole sul modo di dire monkey see, monkey do, nel senso che le scimmie imitano tutto quello che facciamo. E in questo caso siamo noi a imitare una scimmia. Vabbè. Oh, molto bene. Ora devi battere il tamburello. Così, guarda. Provaci. Con A e B. Sì, fantastico. Ora imita questo. Ok. Voilà. Ottimo. Ora possiamo fare sul serio. Ok, let's begin. Bisogna solo imitarlo. Voilà, ho fatto solo un semi-errore. È interessante questo, penso che sia il primo minigioco che ho fatto in modo perfetto. Mi sembra. La scimmietta dice: hai appreso le basi e sai battere bene. Ottimo, yeah! Grandioso, rane ovunque! Perché? Why the fuck not? Japan! Bene, un'altra medaglia. Ok. Oh? Realizza un perfetto nel gioco Buca in 1 per ottenere il brano intitolato Come fare Buca in 1. Allora, è così che funzionano i perfetti in questo gioco. A volte, dopo aver finito un minigioco, si presenterà l'occasione di farne uno in modo perfetto. E solo in quel momento, non sbagliando niente, si ottiene il perfetto. Se non sbagliate niente, mentre non è attivo questo riquadro magico, non ottenete il perfetto. Perché? Non lo so. Il gioco è fatto così, il gioco vi odia. Quindi dovete un po' adattarvi a quello che vi propone. In questo momento non lo farò, perché ho detto che lo lascio per le parti extra e perfetti. Vabbè, ai prossimi risultati di Tamburello. La scimmietta dice: non hai appreso le basi e non sai battere bene. Da dove arrivano tutte queste rane? Povere scimmie, cosa c'entrano le scimmie con le rane? La scimmietta dice: hai appreso le basi, ma era solo ok. Non male. Sempre ste rane, cavolo.
Bene, finito anche il tamburello. Ok, ora passiamo a consiglio d'amministrazione. La riunione del consiglio d'amministrazione sta per indicare. Segui le indicazioni della segretaria per fare una bella impressione. Questo è simpatico. Perché praticamente i consiglieri, o insomma chi deve fare la buona impressione, è composto da quattro maiali su delle sedie e la segretaria. E a me piace pensare che i consigli di amministrazione avvengano davvero così nel mondo, o qualcosa di simile. Oggi in programma una riunione importante. Prepariamoci ripassando prima di tutto il piano A. Ferma la poltrona al momento giusto con A. Il sorriso che vanno. Molto bene. Adesso passiamo al piano B. Al mio segnale fermatevi tutti nello stesso istante. Non è difficile. Voilà. Ok, direi che il piano è stato ben eseguito. Ora mi aspetto una bella figura anche in riunione. Certo, let's go. La musica è fighissima. Oh, mi frega sempre perché fa il 1-2-3 finale un po' strano. La segretaria dice il piano è stato un successo, ma era solo ok. Bene, ho ottenuto l'ok subito. Gira bene anche per la nostra azienda. Che maiali che giocano. È interessante che il grafico ha anche una forma di coda di maiale. Ok, siamo ai prossimi risultati del consiglio d'amministrazione. Il piano A è stato un successo, il piano B si è svolto alla perfezione. Allora, sapete che è infame sto gioco? Non me lo ricordavo così. Praticamente, ho fatto tutto perfetto, tranne l'ultimo, e mi ha dato ok. L'ultimo ha così tanto peso su tutta la performance. Adesso ho fatto due errori, uno mentre facevo il piano A, l'ho premuto un po' tardi, e qua a quanto pare ho premuto il piano B. Ah, ho fatto un mezzo errore e mi ha dato l'ottimo. È ridicola sta cosa. È perché non so se il fatto che dice 1, 2, 3 un po' più rapidamente ha effetto o no sul gioco. O se è un glitch o qualcosa del genere, che c'è sempre. Boh. Bene, ottimo. La riunione è andata alla grande. Non vedo l'ora di fare il perfetto di questo. Sarà stupendo. La segretaria dice: il piano A è stato un fallimento e il piano B è stato un disastro. Riprova. Meglio fare una pausa. Tutti confusi. Ok, passiamo al prossimo. Dalla seconda colonna è Monkey Watch. Ecco un orologio davvero originale. È un po' diverso dai soliti modelli, quindi leggi bene le istruzioni prima di usarlo. Altre scimmie. Monkey Watch. Questo mi piace, sì o no? Dipende un po'. Allora, è un orologio. Vabbè, vedrete. Monkey Watch, istruzioni per l'uso. 1. Segna il tempo dando il 5 alle scimmie. Ops.
Se avete un buon senso del tempo è abbastanza facile, nel senso se sapete contare i secondi senza guardare un orologio da soli. Monkey Watch, istruzioni per l'uso. 2. Con le scimmie rosa devi cambiare ritmo, perché sono scimmie alternative. Come vedete dagli abiti. È tutto, goditi il tuo nuovo orologio. È qua facile capire quanto dura il minigioco perché segue il vero tempo. Questo è cattivo. Avrò fatto ok, ho sbagliato troppe volte, magari sono larghi. L'orologiaio dice: è un orologio di ottima fattura! E l'ora si legge bene anche da lontano! Ottimo! Yuhu! Oh my god! Non capisco come cacchio fa una scimmia con una mongolfiera essere davanti a un orologio da polso, ma vabbè. E ho fatto ottimo. Le persone di successo si notano dall'orologio che indossano. Un orologio con le scimmie. Un po' come l'orologio di Topolino. Ok, facciamo gli altri risultati di Monkey Watch ora. L'orologiaio dice: bel tentativo. Ok. La zuppa dovrebbe essere pronta proprio adesso! Penso che intendano nel senso che si può usare solo per quelle cavolate. Un orologio del genere. L'orologiaio dice: è un orologio davvero inaffidabile e da lontano non si legge bene l'ora. Non volevo arrivare in ritardo, perdonami! Poveretto, chissà se è lo stesso ragazzo dell'altro minigioco. Bene. E ora si passa al remix numero 2. Remix 2. È il momento di mischiare le carte in tavola. Tanti giochi tutti insieme sulle note di un ritmo hard rock. E non dovrai esercitarti. Questo era bello o no? Non me lo ricordo bene. Vediamo, Hard Rock Time! I fan dell'Hard Rock mi diranno se è davvero Hard Rock. Oh, shit! Scimmie! Questo me lo ricordo, questo non mi piace molto, è molto rapido anche come gioco. Avrò fatto ok, credo.
I ritmati dicono bel tentativo. Ok. Questo è parecchio difficile. Perché è molto. Il tuo risultato è paragonabile a un timido pulcino. Ok. Ho sbloccato la terza colonna. Ma prima vediamo gli altri due risultati del Remix 2. I ritmati dicono assolutamente spettacolare. Ottimo! Wow, questo era difficile. Più sono corti, meno errori si possono fare. Beh, è anche normale, ma. Il tuo risultato è paragonabile a un gallo dai nobili lineamenti. Cosa ci fa un gallo su un trespolo? I ritmati dicono puoi fare di meglio. Riprova. Il tuo risultato è paragonabile a un uovo non ancora schiuso. Bene, questo è tutto per la seconda colonna di minigiochi. Colpi di forchetta, tamburello, consiglio d'amministrazione, Monkey Watch e il secondo remix. Ci vediamo la prossima volta con la terza colonna che inizierà con fagottini al lavoro. Grazie all'attenzione e scimmie.